Venerdì 22 maggio, bentrovati con un nuovo appuntamento di Diretta News. Quest'oggi importante appuntamento in videoconferenza con ospiti illustri. Allora, inizio subito a mostrarveli questi ospiti perché oggi si parlerà del recupero dell'ex discarica di Piano Melaino nel comune di Castellabate. Allora, il protagonista che è il sindaco del comune di Castellabate, Costabile Spinelli, eccolo, invitiamo velocemente in diretta con noi, ecco, in attesa anche che gli altri ospiti entrino in collegamento con la nostra diretta news. Ben trovato, sindaco. Buonasera, buonasera Raffaella, buonasera a voi e a tutti coloro che ci seguono su 100 Channel e sulle pagine Facebook del Comune di Castellabate. Bene, allora Sindaco, in attesa che ci raggiungano in diretta anche gli altri ospiti, oggi un tema importante, si discuterà, come dicevo in apertura, del recupero, insomma, dell'ex discarica di Piano Melaino, un argomento a lei molto caro perché insomma c'è una situazione particolare. Ecco, vogliamo introdurre questo tema di Certo. oggi. Certo, è una cosa che sta a cuore non solo a me, ma a tutti, perché qui si tratta di un recupero ambientale importante e soprattutto in un momento come questo, dove l'attenzione sul tema della salute, sull'aspetto sanitario è al centro in questo, più che mai in questo momento, e si tratta anche di un aspetto di carattere ambientale, perché parliamo del recupero di un sito. Di un sito inquinato, di un sito usato negli anni 80, negli anni 70, negli anni 80 come discarica comunale, perché sapete, prima oggi c'è un ciclo diverso di rifiuti che viene raccolto e viene portato nei centri autorizzati, quindi negli STIR, ma prima, fino a 20 anni fa, insomma, forse più, c'era ogni comune fino agli anni 2000, nel 2004-2005 c'è stato il piano regionale per la bonifica, il piano regionale che ha individuato queste discariche che ogni comune, ripeto, aveva nel proprio territorio, perché prima appunto il ciclo dei rifiuti era gestito in questo modo, quindi ogni comune aveva questo sito di stoccaggio, questa discarica vera e propria, che molte volte ogni comune confinava in luoghi, in località periferiche, in località al di fuori dei centri abitati, dove sversare, dove confluire i rifiuti. Ovviamente parliamo di un'epoca nella quale non c'era raccolta differenziata, parliamo di un'epoca nella quale, insomma, veniva raccolto di tutto e portato. Si facevano delle buche e il nostro territorio, insomma, subiva questa violenza, questo scempio che si è perpetrato negli anni nei territori. Oggi siamo nella fase in cui, insomma, la maturità, la coscienza ambientale e anche e soprattutto, ripeto, l'aspetto sanitario ci impone queste cose. L'Europa e l'Italia è in procedura di infrazione per queste cose e il Comune di Castellabate, insomma, si è portato avanti in linea un po' con quello che succede in tutti i territori per recuperare questo sito, questa ex discarica. Ma poi entreremo nel merito, nel tema, non voglio anticipare le cose, insomma voglio salutare, non so se andare avanti, Raffaello, oppure salutare anche gli altri ospiti, vedevo già inquadrati. Sindaco, allora prima di continuare salutiamo anche gli altri ospiti che eventualmente ci hanno raggiunto e allora il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e d'Alburni, Tommaso Pellegrino, ben trovato presidente. Ciao Raffaella, ciao, buon pomeriggio a tutti. Saluto il sindaco che mi fa piacere, lo vedo con questo nuovo look, capelli corti da giovanotto, quindi lo trovo ringiovanito dopo la quarantena. Bene. E poi saluto anche Michele Buonomo del direttivo nazionale di Legambiente, nonché già presidente di Legambiente Campania. Ben trovato Michele. Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti. Allora, un importante tema, come dicevo, con il sindaco di Castellabate. Attendiamo che si colleghi anche Vittorio Sgarbi, il deputato Vittorio Sgarbi, per insomma, parlare di questa ex discarica, della bonifica di questa ex discarica. E ovviamente insomma, capiremo anche da chi vorrà fare delle domande, quali saranno insomma, gli sviluppi poi di questa conferenza in diretta. E allora, Sindaco, ci sono tutti i pareri a quanto pare, c'è solo un blocco, quello della soprintendenza della provincia di Salerno, che impedisce il via, ecco, di questa riqualificazione di un'area importante, tra l'altro, per il territorio di Castellabate.
Sì, siamo in un'area di alto pregio nel Parco Nazionale del Cilento. Il presidente, insomma, dirà sicuramente anche questo aspetto per quanto riguarda quest'area. Però partendo un poco indietro negli anni, come dicevo, questo è un fenomeno che caratterizzava un po' il ciclo dei rifiuti negli anni 80, perché appunto ogni comune, ogni territorio era dotato di queste discariche in zone periferiche, in zone molte volte. Ecco, in caso di Castellabate è una zona di pregio, è una zona naturalistica importante, di grande importanza, anche per quanto riguarda il Parco Nazionale del Cilento. Nel 2006 la Regione Campania approva questo piano regionale di bonifica, meglio nel 2005, approva questo piano regionale di bonifica con il quale fa questo censimento, questo piano appunto della Regione Campania. In questo piano vi è inserita la discarica appunto di cui parliamo oggi nel comune di Castellabate. Si è andato avanti negli anni, questo piano poi ha trovato copertura, ha trovato finanziamento, siamo nel 2014, è stato finanziato e quindi ha avuto le risorse per effettuare questo lavoro. Parliamo di un importo importante che supera il milione di euro, sono 1.300.000 euro circa di finanziamento di cui è destinatario il comune di Castellabate. Nel 2014 viene approvata in conferenza di servizi il parere per tutti i pareri per l'acquisizione e per la realizzazione di quest'opera. 2015 gara di appalto, e 2016 viene aggiudicato, 2016 viene fatto l'inizio dei lavori. Chiaramente che cosa succede? All'inizio dei lavori, all'indomani dell'inizio dei lavori, dopo le prime battute, insomma, con le quali si è fatto pulizia, si è fatta una pulizia di questo sito, di quest'area, ci siamo accorti che l'area interessata evidentemente era più estesa rispetto a quella originariamente, insomma, individuata per la quale era stato predisposto questo progetto. I progetti erano fatti dall'allora consorzi di bonifica che erano stati incaricati dalla Regione Campania per fare questi progetti in base appunto a questo piano regionale. E noi che cosa abbiamo fatto? Responsabilmente ci siamo fermati, abbiamo detto verifichiamo bene perché non ha senso spendere denaro pubblico per non bonificare nella sua totalità un'area così importante e quindi abbiamo proposto una variante utilizzando lo stesso finanziamento, rientrando nelle stesse spese, attenzione anche questo è importante perché non si chiedevano ulteriori risorse ma si ottimizzava il finanziamento, quindi per estendere appunto la bonifica a tutta l'area che era interessata, con caratterizzazioni, con la verifica di che cosa ci fosse in quel suolo, perché oltretutto noi abbiamo disposto anche le verifiche in profondità, perché insomma responsabilmente io ho chiesto che si scendesse in profondità per sapere, perché insomma c'è anche questa incognita che veleggia sempre per sapere dentro queste discariche, insomma siamo in una regione e credo Michele ne parlerà con contezza, con cognizione di causa, dove insomma bisogna avere gli occhi aperti su questo tema e noi abbiamo approfondito, abbiamo fatto anche dei sondaggi in profondità proprio per capire di che cosa si trattasse quest'area ulteriormente estesa, nel frattempo coperta dalla vegetazione. Per fortuna si tratta di rifiuti solidi urbani, uno sversamento su una parte laterale, quindi che va in pendenza sulla falda della collina che era stata interessata, e quindi abbiamo predisposto questo progetto, questa variante. Questa variante nasce nel 2000, appunto nel 2018, 2 anni di conferenza di servizi, conferenza di servizi che si chiude con tutti i pareri resi appunto dagli organi competenti, gli organi che erano intervenuti in questa conferenza di servizi, quindi l'amministrazione provinciale, l'ARPAC, il Parco Nazionale del Cilento, Comunità Montestella, l'ASL, e quindi tutti quanti gli enti, la stessa regione. Tutti gli enti intervenuti hanno reso parere favorevole. L'unico parere che non è stato favorevole in questa seduta, in questa conferenza di servizi, è stato quello della sovrintendenza, che insomma, oltre a non esprimere un parere in questa seduta, nonostante le ripetute sedute che ci sono state, perché parliamo di un anno e mezzo di conferenza di servizi, dove tantissime integrazioni, tantissimi chiarimenti, tantissime, indicazioni rispetto a quelli che erano i dubbi che venivano formulati in questi tavoli sono stati dati, ma dicevo, si chiude con questo unico parere negativo, ma insomma non finisce qui, come diceva qualcuno, la conferenza dei servizi, questo provvedimento della Regione Campania, provvedimento autorizzativo che conclude positivamente questa conferenza dei servizi, viene impugnato dalla sovrintendenza presso
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale c'è il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo, perché si tratta di pubblica amministrazione. E questa è la situazione oggi, diciamo, di questa fase. Siamo stati anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove in due sedute ulteriori, in questa azione di coordinamento, abbiamo cercato di fornire tutti gli elementi necessari a rimuovere gli ostacoli, a fugare i dubbi e anche di carattere tecnico rispetto a questo progetto. Però, nonostante due sedute, una a dicembre 2019, una a gennaio 2020, insomma, questo provvedimento è stato rimandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le decisioni e per le valutazioni. Ora, capite bene che, insomma, il mio dispiacere, il mio rammarico è che noi oggi sicuramente con i tempi che ci sono e con quello che ha la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicuramente più importante della bonifica della discarica del Comune di Castellabate, probabilmente il Comune di Castellabate perderà questo finanziamento e perderà un'occasione unica per poter recuperare un sito compromesso, per recuperare un'area e soprattutto per fare quello che, insomma, che noi siamo chiamati a fare anche a tutela della salute. Bene, io mi fermo, ho illustrato più o meno nei vari passaggi, partendo dal 2005 a oggi, un po' con l'evoluzione e lo stato delle cose. Hai fatto bene a riassumere anche per far intendere ai nostri telespettatori, a coloro che ci stanno seguendo, qual è la situazione sia del passato ma anche quella attuale. Insomma, una zona di notevole interesse paesaggistico e naturalistico. Insomma, mi viene da pensare che in tante altre zone d'Italia si richiede una riqualificazione, una bonifica, mentre in questo sito importante, ecco, si blocca la riqualificazione. Michele, che cosa ne pensi di questa situazione? Penso che andrebbe sbloccato il prima possibile, provando a riannodare il dialogo tra le parti, tutte naturalmente portatrici importanti di interessi. Certo, sono vicende che un po' lasciano con il fiato sospeso, considerato che la nostra regione in questo momento paga una sanzione di 120.000 euro al giorno all'Unione Europea per la mancata bonifica delle discariche, di una miriade di discariche che sono nate negli anni 70, 80, alcune poi hanno continuato la propria vita fino alle soglie del 2000. Abbiamo di fronte due emergenze importanti. Da un lato la possibilità che si perda e definitivamente, o perlomeno per molti anni, un finanziamento che potrebbe chiudere una vicenda, dall'altra le ragioni della sovrintendenza, che evidentemente si attiene a delle norme rigorose, non so se troppo rigorose. E dispiace che si sia arrivati a questo contenzioso quasi insanabile, perché guardate, la situazione dei rifiuti in Campania continua a restare grave. È inutile ripercorrerne la storia, la conosciamo più o meno tutti. Io l'ho attraversata negli ultimi perlomeno 35 anni. È una vicenda che purtroppo sembra senza fine. Anche l'attuale emergenza ripropone una serie di interrogativi. Ci siamo fatti trovare anche da questo punto di vista scoperti. Aumenterà l'uso e getta. Io non credo inevitabilmente, ma sta di fatto che sta aumentando in maniera vorticosa il consumo dell'uso e getta, non solo dei dispositivi di sicurezza, ma anche adesso con la riapertura di bar, ristoranti, per l'utilizzo di stoviglie, bicchieri non biodegradabili e compostabili, ma di mera plastica. Ora, io faccio fatica a trovare una soluzione. Immagino ci sia stato uno sforzo di mediazione. Mi sembra, dalla lettura che ho dato dei documenti, che non ci fossero situazioni che offrissero difficoltà insormontabili.
Sta di fatto che ci troviamo in questa situazione. Gli ultimi 3 mesi hanno aggravato il rischio della perdita del finanziamento. È veramente una situazione difficile. Certo, noi dovremmo fare uno sforzo collettivamente per provare a trovare le soluzioni in questi casi, perché guardate, non è l'unico caso. Ogni situazione ha le proprie sfaccettature, ogni situazione pone dei problemi, a volte l'irrigidimento non aiuta. Allora, io ho molta stima, no, io non mi iscrivo al partito di chi dice che le sovrintendenze siano inutili, superate, anzi, io vengo da un luogo di grande importanza archeologica, Ponte Cagnano, con le sue città antiche, con la Picenzia, con Amina, con un'esperienza di un parco ecoarcheologico straordinario, di un museo bellissimo, insomma, so il lavoro che è stato fatto in questi anni. D'altra parte, io conosco pure il lavoro, lo sforzo che ha fatto il sindaco Spinelli in questi anni. Sono stato personalmente unico ospite all'inaugurazione del centro di raccolta comunale, che ha segnato una vera e propria rivoluzione nella raccolta differenziata di quel comune, che ormai naviga oltre l'80% di raccolta differenziata. Quindi io dico, abbiamo di fronte punti importanti. Bene. Michele, allora, siccome stanno arrivando anche le prime domande in chat dei giornalisti, vorrei, perdonami se ti interrompo, salutare anche il professor Vittorio Sgarbi che ci ha raggiunto in diretta. Ben trovato, professore. Eccolo. Come stai? Benissimo. Ti troviamo bene, ci fa piacere. Grazie per aver accettato l'invito in questa importante videoconferenza dove si parla di un territorio che tu conosci molto bene, Castellabate. Certamente, sì, non ho capito esattamente quale deve essere il mio contributo, ma a cosa sono chiamato, per quale tema preciso. Allora, professore, glielo dico io, in realtà il comune di Castellabate ha avuto l'ok da tutti gli enti preposti per attivarsi e bonificare una zona che sarebbe Piano Melaino a Castellabate, però la soprintendenza, insomma, è l'unica che si è opposta. E quindi è questo il problema. La burocrazia, naturalmente, non riesce a far fare le cose in Italia. Lei cosa ne pensa? Il collegamento con il professor Vittorio Sgarbi. Nel frattempo saluto il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni Tommaso Ciao Pellegrino, Gianni. perché ero un attimo impegnato appunto con il collegamento in regia per attivare il professor Sgarbi. Saluto anche Michele Buonomo. Michele, buonasera. Buonasera Gianni. Allora, visto che insomma, abbiamo purtroppo perso ancora una volta il professore Sgarbi, in attesa che si ricollega con noi, magari andiamo avanti con gli interventi. A questo punto faccio intervenire il presidente del Parco Nazionale, Tommaso Pellegrino, in merito a questa grave situazione. C'è qualcuno che già in chat scrive quali sono le motivazioni del blocco. Ecco, possiamo dare magari anche delle informazioni dettagliate? Ma buonasera a tutti. Innanzitutto, però, devo dire io ringrazio il sindaco Costabile Spinelli per aver posto questa situazione molto molto delicata. Perché lo ringrazio? Perché questo è esattamente l'esempio della inefficienza di un paese. Noi in questi giorni stiamo parlando di sburocratizzazione. Questa è la conferma, proprio è esattamente la conferma di come l'Italia sta morendo nella burocrazia, sta in una vera e propria palude burocratica. Ma vi sembra normale e logico che per riqualificare un luogo, per riqualificare una discarica dove ci sono, come giustamente ha detto il sindaco, tutti gli attestati del mondo che quella era una discarica con un'alta componente inquinante in un territorio, per giunta in un territorio anche di pregio, non in un territorio qualsiasi,
c'è bisogno di pareri infiniti. Cioè, guardiamo da quando parte questa storia. Cioè, 2014 il finanziamento, inizio lavori 2016, siamo 2020 e siamo praticamente fermi, completamente fermi. Perché siamo fermi? Perché in attesa innanzitutto abbiamo dovuto avere gli infiniti pareri di vari enti e quindi ogni ente si è dovuto pronunciare. Poi basta un singolo ente che decide di non dare un parere e noi blocchiamo un'opera certamente utile per fare che cosa? Per non fare la riqualificazione su un territorio. Allora io dico, è la prova evidente che i doppi, tripli, quadrupli, infiniti pareri non determinano tutela ambientale, ma determinano degrado e abbandono. L'esempio di Castellabate è l'esempio proprio tipico di questa burocrazia italiana, che è vergognosa senza mezzi termini, e lo dice chi oggi presiede un parco nazionale, e lo dice chi oggi tutto si può dire tranne che non è ambientalista. Allora io dico, se non interveniamo subito, il problema non è il singolo caso adesso di Castellabate, che è un esempio evidente, e il problema è complessivo. Dobbiamo eliminare in Italia i doppi, tripli, quadrupli, infiniti pareri, perché altrimenti questo paese non cresce e non va avanti, e rischia Castellabate, rischia di perdere un finanziamento per riqualificare una discarica. Perché? Perché la sovrintendenza dice che non va bene. Allora, tutte le motivazioni del mondo, io francamente motivazioni valide non ne trovo. Ho letto tutti gli atti, non riesco a trovare una motivazione logica. Mi dispiace infinitamente, perché anche io, per carità, ritengo che le sovrintendenze possono rivestire un ruolo importante, ma non quando fanno veti a prescindere, senza logica. Proprio a Castellabate, ma vi sembra normale? Noi come parco a Castellabate abbiamo messo delle boe. Oggi siamo fermi per dei segnalamenti, perché le sovrintendenze, cioè la sovrintendenza nostra di Salerno, ci fa una serie di prescrizioni, che sono in totale, in palese contraddizione, sono prescrizioni opposte a quella che è la legge, che ci dice che i segnalamenti vanno messi ad una determinata altezza, vanno messi in un determinato modo. Le prescrizioni vanno in tutt'altra direzione, cioè vanno contro la legge. Allora, anche su queste cose, cioè, noi dovremmo avere il principio di leale collaborazione tra gli enti, il principio che non ci dovrebbe essere evitare il conflitto giurisdizionale quando si tratta di enti pubblici. Beh, si verifica tutto esattamente il contrario. Quindi, constatato il fallimento. Presidente, grazie. Perdonami che interrompo anche te, vorrei far insomma, vorrei ripristinare il collegamento con il professore Sgarbi, che prima insomma l'abbiamo perso. E allora, a ben trovato, caro professore. Ci sei? Ci senti? Ho parlato con il sindaco, conoscevo la questione, ma bisogna tener conto del fatto che anche per cose più semplici come mostre programmate in estate e in autunno, soltanto oggi, per una cosa che riguarda un'opera della Fondazione Cavallini Sgarbi che va al Louvre, abbiamo ottenuto la risposta. Quindi la posizione della sovrintendenza può essere sbagliata, ma il ritardo probabilmente è connesso a una impotenza e a una sosta sostanziale di interventi e di risposte a richieste degli enti locali. Mi pare che avere un presidente come De Luca, che è capace di farsi ascoltare, avere un sindaco capace come quello di Castellabate, rende meno difficile il dialogo con il Ministero. Quindi terrei conto che la sovrintendenza è un ente periferico e porrei la questione alla personalità più politica che c'è al Ministero, che è il segretario generale Anastasi, con cui ho parlato oggi, quindi andrei da lui e, d'accordo con Franceschini, valuterei le parti, come dire, equivocate o intese in una chiave di ambientalismo fanatico da parte della sovrintendenza, se le necessità, io peraltro non conosco nel dettaglio, e le capacità, le funzioni della discarica sono inoppugnabili, perché la parola discarica di per sé evoca sempre delle reazioni di gruppi ambientalisti che sarebbero contrari a farle ovunque, ci sono nel centro di Vienna, la parola discarica sembra sempre indicare l'opposto della sua funzione, cioè di rendere un posto sporco e inquinato invece di liberare dall'inquinamento dei rifiuti i luoghi. Per cui
probabilmente c'è una retorica di tipo, come dire, pieno di enfasi e di principi giusti che diventano però contrastanti con il buon senso e con le funzioni corrette che voi mi avete garantito di questa discarica. Però io, non conoscendo in alcun modo la materia né il tipo di discarica, di cui credo sia necessario riabilitare la dignità in molti luoghi d'Italia, penso che nel dialogo politico, nel senso più alto, sulle opportunità, gli attori che vanno dal sindaco, il presidente della regione e la sovrintendenza, in questo caso nella sua dimensione politica però non tecnica, quindi Franceschini ed Astasi, possano valutare che non c'è nulla che contrasta con i principi di tutela e di conservazione dell'ambiente, per cui se c'è un equivoco va risolto e la posizione della sovrintendenza va legata a tempi difficili e a lunga pausa di attività e forse a un equivoco interpretativo basato sui principi astratti dell'ambientalismo, di cui peraltro voi avete un esponente laico e non fanatico che è l'amico Vincenzo Pepe, che è un ambientalista accreditato, per cui riuscire ad avere la garanzia che questo progetto non ha, io per esempio ho ricevuto una serie di informazioni di persone che stimo, che indicano alcuni limiti sulla gestione dei rifiuti, che vanno da aumenti delle tasse, all'inquinamento ambientale, alla spesa enorme per il risanamento dei siti utilizzati, all'intervento possibile. Quindi ci sono una serie di, come dire, posizioni non chiarite, come se ci fosse il male da una parte e il bene dall'altra. In realtà spesso il male non è male e il bene è un bene astratto, per cui occorre immaginare chi debba essere titolare di questa fase 2, e la posizione di Lega Ambiente e della retorica che accompagna questa associazione, e invece posizioni più laiche, e occorre creare una posizione di opinione pubblica favorevole sulla base di un riscontro della legittimità e della non pericolosità della discarica, e poi portarlo al Ministero. Quindi mi sembra che io posso farmi carico di essere il punto di collegamento fra enti locali e Ministero, ma mi pare che l'autorevolezza assunta nella fase del coronavirus dal Presidente della Regione lo renda comunque una voce che viene ascoltata, e l'autonomia che ha rivendicato anche nel caso delle misure di sicurezza può essergli riconosciuta anche nel garantire la bontà di questa iniziativa. Quindi non sarei particolarmente preoccupato di un diniego a prioristico e preliminare della sovrintendenza, magari per sottoinformazione o per i limiti, come dire, fisiologici di questo periodo di gravi difficoltà nei rapporti con le istituzioni e con la burocrazia. Constabile Spinelli, ci sembra che il professore Vittorio Sgarbi, insomma, ci stia dando delle possibilità, giusto? Beh, guarda, Gianni, la situazione è, io sentivo anche Michele parlare di ricomposizione e di della vicenda. Il professore Sgarbi pone un tema che è la differenza fra quella della parte tecnica e la parte politica, e questo mi sembra sia centrale, perché anche nel merito, e rispondendo a quelle che erano anche qualche domanda che arrivava, cioè gli atti insomma, che io conosco bene, perché insomma li porto con me da un po' di tempo, parliamo di vegetazione, cioè i motivi ostativi, i motivi per cui questo procedimento non si chiude. Parliamo di vegetazione perimetrale, che dovrà avere un impianto, vegetazione arbustiva, arborea, conseguire una bordura compatta e al contempo variegata, per ottenere un effetto di naturalità, evitando allineamenti geometrici banalizzanti. Il numero dei lecci dovrà almeno essere triplicato e lo spessore complessivo della bordura incrementato. Poi,
cosa vogliamo dire? La recinzione dovrà essere con griglia metallica di colore verde, venga possibilmente evitato il muretto di base che andrà comunque rivestito in pietra locale e non dovrà superare i 30 cm di altezza. Il disegno dei cancelli venga semplificato evitando incongruenti richiami stilistici. Beh, insomma, e vado avanti così. Quindi voglio dire, giuste, legittime, doverose, sacrosante, ma non ritengo motivazioni per le quali non concludere un procedimento. E poi, oltretutto, e lo dico a Michele quando parla di ricomposizione, l'ho spiegato prima, dopo questo parere negativo basato su questi elementi, null'altro, parliamo di questo, e di una pendenza, di una morfologia, di un terreno che evidentemente non può essere quella che c'era negli anni 70 in quel posto, ma non perché lo decide il sindaco, perché evidentemente è stata compromessa nel corso degli anni, quindi è impossibile ritornare alla morfologia ante opera, cioè quella che c'era prima di realizzare lì la discarica. Però dico, anche in tema di ricomposizione, questo procedimento è stato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso, come ho detto prima, presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, in quanto trattasi di procedimenti fra enti pubblici. Quindi il tema vero, è quello che poneva il professor Sgarbi, è proprio questo, non è la parte tecnica si è espressa con, secondo me, con scarse motivazioni, oppure superabili motivazioni, come le vogliamo definire, ma io credo che qui sia proprio nel merito capire come è possibile bloccare in un territorio dove sentiamo parlare di recupero, terra dei fuochi, bonifica delle discariche, fondi, infrazione, e Michele ci conferma, siamo in infrazione per questo, bloccarci perché abbiamo un progetto sulla piantumazione, ho dubbi su altre cose che possono essere, e vi posso garantire, è stata resa la disponibilità a superare queste difficoltà espresse in sede di conferenza di servizi. Ma nonostante tutto, questo è il punto, questo è il parere. Per cui oggi parlare di dubbi, di temi, no, consentitemi, sono molto più netto, dubbi su questa vicenda non me ne sono, perché gli atti sono questi, lo dice chi gli atti, insomma, ho anche, posso dire di averli letti, di conoscerli. Quindi il tema vero è capire questo estremismo su queste vicende, se è quello che serve realmente a questi territori, sprecando forse le ultime possibilità di spesa di fondi europei per recuperare queste zone, oppure evidentemente è questo il modo di oltranzista di anche di proteggere questo ambiente, questa natura nel Parco Nazionale del Cilento. Ecco, professore, prego, prego professore. Che ho sentito, adesso io non ho letto la pratica, queste cose dei muretti e delle recinzioni sono delle seghe estetizzanti di gente che ha tempo da perdere e non sa cosa dire, quindi pone questioni marginali rispetto al tema sostanziale che è il disinquinamento e la soluzione di problemi gravi che riguardano l'ambiente. Quindi mettere in evidenza il muretto sono delle cose che secondo me si supereranno e provano la meschinità della reazione negativa rispetto a un tema marginale e formale invece che sostanziale. Quindi mi sembrano superabili, non avendolo io letto. Perché poi, mentre sapevano del nostro collegamento, un amico che io ho frequentato proprio negli ultimi momenti dell'attività della fondazione del generale Alferano, che è Filadelfio Cammarano, mi dice qualcosa di inquietante che risale a un quarto di secolo fa. Dice, all'epoca io ero responsabile della gestione di scarica del comune di Ceraso a Salerno, indicata anche come sito di mega discarica e mai realizzata. Quindi sono passati 25 anni facendo un grave errore, 25 anni di sofferenza per un territorio, e mai realizzata per opposizione della popolazione. Spesso accade perché la parola discarica crea reazioni emotive come quella del coronavirus, cioè una reazione scomposta e irrazionale. Ricordo bene che chi erano i sostenitori della gestione emergenziale, in primis gli ambientalisti, tra i quali Lega Ambiente e poi politici, sindaci, alcune istituzioni, quali la provincia di Palo di Solotermo, risultato sotto gli occhi di tutti, cioè zero. Ecco, l'idea che rimandare, traccheggiare, proporre delle questioni di ordine di lana caprina come quelle che abbiamo sentito è un modo per eludere il problema, che è politico. Una volta che abbiamo appurato che non c'è pericolo, che le popolazioni possono essere assicurate, anzi che la discarica è utile per bonificare un ambiente, tirar fuori il muretto è una cosa ridicola,
che ovviamente dà il senso di una elusione del problema di una sovrintendenza che ha un apparato tecnico estetico o a tecnico architettonico e non ha esperti legati ai temi chimici, biologici, che sono fondamentali della terra dei fuochi. Quindi occorre indicare a livello politico una lacuna della sovrintendenza che risponde fischi per fiaschi, che propone delle questioni molto facili da risolvere e marginali rispetto ai temi sostanziali. Il tema è: va fatta? Sì. Possiamo rischiare di non farla per 25 anni? Sì. Dobbiamo evitare questo rischio? Sì. Allora le altre questioni sono talmente elementari che non possono essere ostative, possono essere, come dire, delle limitazioni, dei suggerimenti, delle raccomandazioni. Muretto 30 centimetri, la cosa verde, sono delle stupidaggini estetizzanti che eludono il problema. Il problema è la centralità per il tema fondamentale che è apparso con il coronavirus, che rispetto anche alle libertà costituzionali è la sanità. Occorre che un posto sia sano, e questo è prima di tutto. Sono come le terapie intensive negli ospedali, cioè occorre pretenderla politicamente attraverso De Luca, il Costabile Spinelli e anch'io in questo caso, perché oggi la sanità, e lo si è capito con tutte le limitazioni che abbiamo avuto le nostre libertà, e io ho molto protestato rispetto alle libertà costituzionali conculcate e precluse, è evidentemente la sanità. Quindi le osservazioni della sovrintendenza sono facoltative, marginali, laterali, e il tema centrale è giusto o è sbagliato, è buono o è cattivo. Se è buono va fatto, e come si farebbe un ospedale in emergenza, poi le questioni di fare la porta azzurra, la porta verde o il muretto alto o basso si fanno, ma sono marginali, non possono essere elementi ostativi per un diniego. Quindi va affrontata di petto la sovrintendenza con il livello politico che dice prioritario è questo, e dove c'è una priorità si sospendono i diritti costituzionali, figurati i diritti estetici legati a quelle quattro cose che Costabile Spinelli ha letto, che sono evidentemente pretestuose o vacanziere, evidentemente elaborate prima della crisi del coronavirus, cosa che io non sapevo, pensavo ci fosse un ritardo, un rallentamento o un traccheggiamento della risposta. Invece c'è una risposta che è stata data elusiva, perché si occupa di questioni non essenziali. Essenziale da 3 mesi è la sanità, sanità delle persone, sanità dei territori e convinzione della popolazione che non c'è alcun rischio di inquinamento o di pericolo per la salute, ma anzi è il modo perché la salute sia garantita rispetto alle emergenze ambientali. Presidente Pellegrino, è d'accordo col professor Vittorio Sgarbi? Sì, no, sicuramente la questione è politica, come giustamente dice Vittorio Sgarbi, ma è politica anche nel senso di intervenire su delle norme assurde che creano burocrazie, come ho detto prima. Quindi io non penso che oggi la questione è politica nel senso che il Ministero debba intervenire sulla sovrintendenza che esprime dei pareri. Io penso che invece la politica debba intervenire per eliminare i doppi, tripli, quadrupli pareri. Io penso che la politica oggi debba intervenire per iniziare a creare un percorso un po' più lineare. Penso che la politica deve intervenire perché oggi eliminando i doppi, tripli, quadrupli pareri, che cosa significa? Significa dare responsabilità agli enti, sì, significa iniziare a tagliare anche un po' di enti inutili realmente, non sulla carta come abbiamo visto tante volte fare, ma poi alla fine non si taglia nulla, e significa iniziare a rendere il paese un pochino più dinamico, più europeo e più moderno. Questo è, a mio avviso, la politica, e condivido chiaramente quando richiama la politica l'onorevole Sgarbi, chiama la politica in campo, deve fare questo la politica. Poi purtroppo quando si dice queste devono essere delle osservazioni, delle raccomandazioni, non delle motivazioni per creare uno stop ad una riqualificazione di una discarica. Purtroppo però non sono facoltative, perché intanto hanno bloccato un'opera che rischia di perdere un finanziamento importante e rischia di non essere mai più realizzata. Questo è il vero grande tema. Allora, io volevo chiedere al sindaco di Castellabate come adesso si andrà avanti con l'iter. Sindaco, toccherà al Consiglio dei Ministri, insomma, giudicare tutto questo per poi continuare e capire come si andrà avanti, naturalmente?
Certo, questo procedimento è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi dopo questo tentativo che si è fatto nel dicembre e gennaio presso questo Dipartimento per il coordinamento amministrativo, oggi tutto, diciamo, il procedimento è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si dovrà determinare su questa vicenda, insomma, rivedere tutti gli elementi che sono stati confermati sia in conferenza di servizi, ripeto, con tutti i pareri, e che nell'ufficio appunto per il coordinamento sono state confermate queste posizioni. Ci sono delle riserve espresse dalla Soprintendenza, anche dei suggerimenti dati, anche se, come giustamente dicevano i Sgarbi, suggerimenti che, considerando che sono stati 2 anni di conferenza di servizi, potevano essere tranquillamente recepiti lì, ma vengono riportati ancora in questa fase di trasmissione, in questo diniego, diciamo, con il quale viene trasmesso tutto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e a questo punto non possiamo fare altro che aspettare, diciamo, l'esito, la determinazione. Ma chiaramente, come capite bene, in questo momento credo che siano altre le priorità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto alla bonifica della discarica di un sito, qui a Castellabate. Professore, non si può Guarda, intervenire. se la situazione è in questa fase e quindi la sovrintendenza ha ritenuto non di dare delle prescrizioni che avrei detto teniamo in conto, le metteremo nel progetto e sarei già partito, ma se hanno chiesto, come accade in queste occasioni, la posizione discriminatoria e il commissariamento, per così dire, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello politico a questo punto è inevitabile e quindi da un lato occorre che il sindaco e il presidente De Luca facciano il loro intervento. Da parte mia, avendo capito che la fase è questa, lo farò questa sera stessa parlando col ministro che mi pare, al di là di Franceschini, più adatto a risolvere il contenzioso che il ministro Provenzano. Lo chiamo appena metto giù il vostro collegamento, lo chiamo e gli dico che si metta in contatto con Spinelli per avere lo stato della pratica e indicare delle priorità che io ho intuito nel nostro discorso, se sia più importante fare la discarica o più importante ascoltare le, come dire, prescrizioni ridicole o comunque marginali della sovrintendenza e quindi operare un commissariamento sostanziale come io prima auspicavo. Il ministro, spero che, essendo persona molto ragionevole, venga a prenda contatto con il sindaco e abbia quindi davanti la questione che anche parte sua e col compito suo sarà perorare al Consiglio dei Ministri. Se questo è il livello, possiamo agire anche più speditamente. Quindi oggi stesso chiamerò Provenzano. Bene, grazie professore Sgarbi per questa sua posizione davvero importante, ecco, per il territorio di Castellabate, per risolvere una volta per tutte, speriamo, questa situazione. Sindaco. Sicuramente è questa, insomma, lo Sgarbi ha centrato il problema, è questa la situazione, diciamo, il livello è questo, perché l'aspetto tecnico si è espresso mostrando e confermando, insomma, in 2 anni e confermando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri queste posizioni, per cui adesso è veramente una valutazione sulle priorità, non sono più sulla tecnica che si può adoperare nella realizzazione di questo intervento con una piantumazione più o una piantumazione meno, con i dettagli che pure insomma sono importanti e sui quali siamo pronti anche a recepire tutte le indicazioni che dovessero venire, ma il problema è individuare le priorità e speriamo, anzi voglio ringraziare già fin da adesso, già fin da subito, Vittorio Sgarbi, perché insomma, se questo intervento riusciamo a farlo in tempi brevi, insomma, avremo fatto un bene alla comunità recuperando un'opera, non vanificando la possibilità di un finanziamento di un fondo europeo e soprattutto facendo un bene anche alla nostra regione, che ricordo è in procedura di infrazione proprio sul recupero dei siti inquinati. E allora, prima di salutare il professor Vittorio Sgarbi, volevo fare un'ultima domanda appunto al professore. Ha progettato già il ritorno a Castellabate a luglio oppure quest'anno, insomma, non verrà, professore? Ieri con il luogotenente Carta, presidente della Fondazione Alferano, per alcune iniziative le avevo suggerito, ma lui ritiene, contrariamente a me, che ci sia ancora paura a muoversi. Io credo che fra qualche giorno il coronavirus sarà completamente sparito
e le persone troveranno fiducia e ricominceranno ad andare in giro, soprattutto all'aperto e al mare, senza mascherine, che sono pericolose per la salute se portate all'aperto, se la gente gira per cercare una specie di soluzione impossibile, e quando ci sarà la certezza che il virus è scomparso, gli ospiti verranno. Allo stato attuale, convinto che in luglio abbiano ancora delle resistenze, il maresciallo Carta, il presidente Carta, mi ha suggerito di spostare tutto a settembre, quindi probabilmente verremo, ma invece che a luglio, a settembre. Mentre io confido che entro la fine del mese non ci sarà più neanche l'ombra di un contagiato e gli italiani si renderanno conto che, al di là delle prescrizioni e dei soldi buttati e di tutto l'apparato militare per combattere il nemico, se il nemico non c'è, se il nemico è scappato, se il nemico è sparito, non c'è bisogno di assumere misure, ma semplicemente di vivere la natura, l'aria aperta, la montagna, il mare, vivere, e quindi nella fase delle vacanze, che questo turismo, che già quello straniero sappiamo essere pretermesso, sia almeno per gli italiani il modo per ricominciare a far vivere l'economia dei luoghi estivi e ritrovare la salute attraverso questi ambienti naturali che sono meglio di mille mascherine. Per cui probabilmente ci vedremo in settembre. Intanto io ho già provato a chiamare Provenzano, che non mi ha ancora risposto. Dico a Costabile Spinelli di mandarmi il suo telefonino, che lo passo a Provenzano. Mandarmelo per WhatsApp. Professore, grazie per essere stato con noi. Va bene, grazie a voi. Grazie professore Sgarbi, ci vediamo a settembre allora. Presto. Grazie e buon lavoro. Allora. Allora, facciamo anche un chiarimento per quanto riguarda Michele Bonomo, perché vedo delle domande rivolte a Michele. Purtroppo il suo collegamento è caduto più volte, insomma, quindi abbiamo provato a inviare anche altri link, ma non riusciamo più a ripristinare il collegamento internet. E tra l'altro aveva anche un importante appuntamento alle ore 17, dunque magari proviamo a contattarlo di nuovo per capire se riesce almeno a salutare gli ospiti e tutti voi che ci state seguendo. Intanto chiediamo a questo punto al sindaco di intervenire nuovamente. Sindaco, hai provveduto innanzitutto a mandare il numero a Vittorio? No, è in collegamento, il telefono è spento, riaccenderò subito dopo la trasmissione e manderò subito il telefono, certamente il numero per... Speriamo che si possa veramente poi arrivare a una conclusione, che è quello che interessa di più a tutti quanti noi. Assolutamente sì. Presidente Tommaso Pellegrino, per chiudere anche con te, insomma, questo bel ragionamento, mi sembra di aver capito che Sgarbi ci aiuterà moltissimo in questa fase. L'ho visto già attivo con il ministro per comunicare il numero del sindaco, insomma, dobbiamo essere fiduciosi? Me lo auguro, io Gianni ripeto quello che ho detto, io la fiducia ormai l'abbiamo persa tutti, fiduciosi fino a un certo punto, nel senso che se la politica non si assume le proprie responsabilità di intervenire in modo strutturale sulle cose, io penso che non va bene, non funziona così. Io cioè, purtroppo di queste situazioni ce ne sono diverse, non si può far ricorso sempre alla politica perché debba intervenire sulle sovrintendenze locali o sugli enti che gestiscono a livello locale. Io penso che la politica deve dare una risoluzione drastica a certi temi e con degli interventi legislativi, cioè deve fare politica. Io penso che in questo momento la politica non sta facendo politica, questa è la verità, ecco perché sono meno fiducioso, francamente, lo dico sinceramente, perché purtroppo vedo la sfiducia dei cittadini che c'è, è dovuta anche a tutto questo. Cioè, ma quante sono le famiglie che debbono subire, debbono avere tanti pareri e non riescono a fare nulla? O quanti sono gli imprenditori che hanno problemi infiniti perché non riescono a poter fare uno sviluppo mare sostenibile perché ci sono troppi pareri e passa troppo tempo? Cioè, oggi immaginiamo un imprenditore che voglia investire su un territorio, che vuole investire su un territorio e noi facciamo passare anni prima di avere una serie di definizioni.
direzioni. È chiaro che le esigenze cambiano, è chiaro che cambia il mondo, è chiaro che cambiano anche le disponibilità dell'imprenditore stesso. Poi ci lamentiamo quando però c'è il grande dibattito in Italia della politica italiana, che invece di fare un po' di mia colpa accusa le aziende che vanno all'estero, vanno a mettere una sede all'estero. Ma scusatemi, ma è normale che molti poi sono costretti ad andare fuori il nostro paese, perché dove trovano delle condizioni, sia per quanto riguarda la tassazione, sia per quanto riguarda la possibilità e la burocrazia molto più snella, molto più semplice, sia per quanto riguarda i tempi certi. In Italia molte volte non abbiamo tempi certi, abbiamo un sistema fiscale, una pressione fiscale che è tra le più alte d'Europa, è il paese più burocratizzato del mondo. Allora, se la politica non inizia ad occuparsi seriamente di questi temi, la fiducia non ci può essere, perché debba intervenire un ministro su una situazione specifica e per risolvere il problema. Ci va bene, noi ci fa piacere, ci auguriamo chiaramente che l'intervento del ministro del Sud possa essere risolutivo, almeno per Castellabate, almeno per recuperare questo intervento e fare in modo che possa essere realizzato. Ma il problema è complessivo, è molto più ampio, è molto più riguarda più aspetti, e non può essere risolto ogni volta da un ministro che deve intervenire, penso, ma è giusto che non venga risolto da un ministro che debba intervenire. Questo, diciamo, può essere un'eccezione che noi ci auguriamo, per la sensibilità e per l'amore che possa avere Vittorio Sgarbi per Castellabate, possa intervenire. Ripeto, ce l'auguriamo, ma ripeto, mi farebbe piacere che oggi la politica facesse un po' più politica e si occupasse seriamente di questi temi, intervenendo in modo strutturale su questi temi. Grazie Presidente, come sempre chiaro, e ti ringraziamo davvero per il tuo intervento prezioso nella nostra Grazie a voi. Diretta, e soprattutto per questo importante argomento. Grazie. Scusa Raffaele, volevo aggiungere, se posso, mi sentite? Perfetto. Prego, come sindaco, no, prego. Volevo aggiungere, se posso, a quello che diceva Tommaso, col quale sono perfettamente d'accordo e in sintonia su questo tema. È chiaro, noi oggi abbiamo parlato di questo problema, e forse, speriamo, riusciamo a risolvere, ma proprio per quello che diceva Tommaso, io c'ho un dato che è quello che riguarda questo territorio. Immaginate quante persone si trovano a fare i conti e non possono avere il ministro di turno o il tramite di turno per risolvere un problema. Immaginate che noi abbiamo il 98% dal 2017, questo problema della sovrintendenza nel nostro territorio riguarda il 98% delle pratiche, il 98% di quello che è, diciamo, la valutazione della sovrintendenza su quello che si fa in questi territori. Allora, questo estremismo è una cosa che nega anche la possibilità a una persona che legittimamente sta cercando di fare qualcosa, insomma, per il proprio figlio, per la propria famiglia. E allora mi riferisco a questo tipo di interventi, a questo tipo di valutazioni che devono semplificare, e dice bene Tommaso, snellire e rendere facile la vita ai cittadini. Noi, insomma, abbiamo anche una proposta di legge di modifica della 394, perché in un'area parco è giusto che i pareri vengano espressi solo dal parco, in quanto ente che può avere competenze diverse e più, diciamo, su più settori, essendo appunto in un'area parco, evitando di sovrapporre, di duplicare i pareri, anche perché non sempre si riesce a seguire. E dico, oggi questa situazione ha portato al congelamento, perché non saranno tutti interventi eccellenti, non saranno tutti, ma nemmeno posso credere che il 98% di quello che sono le attività nel Comune di Castellabate, ma credo non solo il Comune di Castellabate, siano attività che vengano azzerate, vengano respinte in nome di un estremismo che veramente, francamente, è incomprensibile. E queste persone oggi sono tutte gente che dovrà fare i sacrifici per fare un progetto, per portare avanti magari una ristrutturazione piuttosto che una recinzione, piuttosto che altre cose, ma lo facciamo anche con le opere pubbliche, come avete visto per la discarica. E poi, dopo aver fatto già un grosso sacrificio in termini economici, questo 98% è costretto a ricorrere ai giudici amministrativi, affrontando altre spese e affrontando ancora poi, lasciando queste interpretazioni che non siano, come giustamente diceva Tommaso, valutazioni della politica, valutazioni di come sviluppare, di come far crescere un territorio, ma molte volte vengono demandate nelle aule dei tribunali, dei vari TAR, dei vari gradi di giudizio, e poi si vengono a esprimere su queste cose.
e magari chi non ha la possibilità di percorrere questa strada, perché è una strada molto costosa, magari o rinuncia o soccombe o abbandona l'idea di poter fare qualcosa. E questo è il fatto grave, è l'assenza della politica, perché magari l'operazione forte, speculativa magari, che ha la possibilità di nominare e di andare in tribunale, seguire non con uno ma con 10 avvocati questi procedimenti, magari riuscirà a spuntare qualcosa. Poi l'esigenza di un cittadino si fermerà rispetto, in questo 98% si fermerà, perché non avrà la possibilità di far valere la propria voce oppure di portare avanti nei vari gradi di giudizio queste necessità, che poi diventano necessità di un territorio. Per cui credo che una riflessione anche su questo, ma Tommaso so che è d'accordo, lo ha confermato anche questa sera, è una necessità su questo proprio disnellimento di riforme. Si è parlato tanto della 394, penso della modifica di quello che deve essere. Noi siamo in un territorio, nel parco nazionale, io ho fatto più volte la battaglia perché non riusciamo a fare la pianificazione, abbiamo il piano del parco, il parco adesso si sta attivando, spero che a breve riusciremo anche ad avere qualcosa sul piano del parco, che è fondamentale per questi territori. Tommaso si sta battendo, hanno già conferito un incarico, spero, perché oramai sono i 10 anni, questo territorio ha bisogno assolutamente di poter, la politica, il primato di poter pianificare, di poter programmare, di accompagnare uno sviluppo ordinato, ecco, di questo territorio, anche con la conservazione. Però abbiamo parlato di una discarica, penso che sia l'esempio, la punta dell'iceberg di quello che è la situazione, perché su una discarica, che credo che è un'opera condivisa, tant'è che ha i pareri dell'ARPAC, dell'ASL, del parco, cioè quando un'opera del genere, per la quale c'è da spendere denari pubblici anche per un fine ambientale, ci sono questi problemi, immaginate un cittadino che cosa deve fare e che cosa può fare, in quale muro insormontabile si trova a dover affrontare, perché magari ha la necessità di recuperare una parte di fabbricato per il proprio figlio, per la propria famiglia. E allora la risposta, la politica deve dare queste risposte, non nascondersi, perché la gente ha bisogno di avere risposte, ha bisogno di poter sapere quello che può fare e quello che non può fare, perché la politica deve dire anche no quando c'è bisogno e deve avere il coraggio di dire no quando è necessario, ma non può dire no al 98% di quelli che fanno richiesta, perché significa c'è qualcosa che non va. Bene, Sindaco, noi ti ringraziamo per la tua chiarezza e speriamo di poterci risentire per buone notizie, ma al più presto, insomma, che con l'intervento del professor Vittorio Sgarbi si possa accelerare, per la riqualificazione di quest'area. Grazie Raffaella, grazie a voi, grazie Cilento Channel, grazie a Tommaso, che saluto con affetto perché vedo che anche lui sta cambiando look, tra l'altro, saluto perché lo vedo, lo guardavo adesso, saluto Michele che purtroppo abbiamo perso, stato facendo, e ringrazio Vittorio Sgarbi che è stato in collegamento con noi. Allora, io devo dire che Michele aveva un appuntamento, Sindaco, infatti ne abbiamo parlato già prima del collegamento, lui premeva che si facesse tutto insomma intorno alle 17, quindi ecco perché poi non è potuto ritornare in collegamento. Io ringrazio appunto te, Sindaco Costabile Spinelli. Mi dicono dalla regia che forse per il saluto Michele si può ricollegare. Attendiamo un secondo. Vediamo un po'. Ecco, Michele? È diventato anche buio, davvero. Eccolo al telefono. Allora, in diretta televisiva, Michele, stiamo cercando di collegarci con te. Vuoi salutare i nostri telespettatori, magari? Dell'intervento del sindaco l'ho sentito. Ecco, sei in diretta audio, diciamo così. Sì. Allora, mi scuso, insomma, è stato molto travagliato per me. Io tra l'altro avevo degli appuntamenti, l'avevo detto al sindaco, abbiamo iniziato con grandissimo ritardo. Allora io vi pregherei di fare una riflessione serena. So che per il sindaco soprattutto è difficilissimo, perché si trova in questa situazione che dobbiamo provare tutti
a sciogliere, a risolvere, perché sicuramente quelle delle discariche sono situazioni emblematiche, no? Rispetto alle quali è fondamentale trovare una convergenza senza irrigidimenti di sorta, perché è questo molto spesso che succede. Io ho visto le carte, avevo parlato con il sindaco, ho sentito insomma altri pareri, ma mi sembra che non si tratti di situazioni insormontabili, situazioni che sono risolvibili. Questo credo il punto dolente, no? Bisogna fare un po', perché è evidente che non si può continuare però a avere situazioni sui territori di quel tipo, e soprattutto diventare gravissimi anche dal punto di vista economico, perché la Campania continua a pagare 120.000 euro ogni giorno di penale all'Unione Europea per la mancata bonifica. Il caso di Castellabate non è unico, in altre zone per altri motivi ci stanno opposizioni e difficoltà, bisogna fare fronte comune. Credo che questa sia una lezione da imparare, fondamentale. Mi spiace, lo dicevo con il sindaco, che si sia andato così avanti, si poteva, io immagino di so, perché non mi sembra che ci siano appunto dati così insormontabili, problemi insormontabili come magari in altre situazioni si danno invece. Bene. Grazie Michele, allora, per aver partecipato. Non so se il sindaco... Grazie a voi. Vuole... Io... Tommaso, sono qui. Prego sindaco. Grazie Michele, grazie. L'hai ascoltato, no, Michele? Io voglio... Sì. Auguri al sindaco. Sentiamoci, proviamoci a risolvere. Ho perso l'intervento, poi credo, il secondo intervento del professore Sgarbi, poi mi farò raccontare, capiamo come venirne fuori. Sì, probabilmente farà contattare il ministro. Con il sindaco, insomma, metterà in contatto il sindaco Spinelli con il ministro, e quindi alla fine penso che avremo qualche risultato. Sì, perché la vicenda dei rifiuti in Campania, soprattutto a 10.000 addentellati, a volte pure per l'opinione pubblica è difficile comprendere poi, no? Come sia possibile che ci siano intere zone devastate letteralmente, dove si vive un dramma quotidiano. Mi riferisco alla Terra dei Fuochi naturalmente, ma altre situazioni, insomma, Terra dei Fuochi in alcune realtà puntuali, senza generalizzazioni, e poi non si riesca a risolvere con un'opportunità concreta una situazione come quella di Castellabate. Bene, grazie Michele. Grazie a voi. A presto allora. A presto. Grazie. Buona serata. Buona serata, grazie per la partecipazione. Gianni, io per alleggerire, insomma, faccio anche fare un sorriso. Nel 2015, se non ricordo male, il tema della bonifica di questa discarica fu anche, oggetto di interesse nazionale, perché arrivarono gli inviati di Striscia la Notizia, non so chi ricorderà. E quindi, ecco, quando la politica deve dare risposte. Vedi se l'assalto, perché poi fa notizia, perché c'è sempre poi chi deve fare scoop, chi deve fare notizia su una situazione del genere, chiaramente rivolgendosi al sindaco, e io ho ancora conservato nella mia scrivania questa, che la faccio vedere, vedete, questa è la pigna che mi è stata poi regalata, era lasciata in pegno da Luca Bete quando è arrivato qui a Castellabate con la sua troupe per vedere con Striscia la Notizia, per vedere appunto il percolato che ci stava in mezzo al Parco Nazionale del Cilento, e insomma, e oggi questa ce l'ho ancora conservata, perché aspetto di togliere questo percolato nel Parco Nazionale del Cilento e poterlo dare. Quindi, tornando a quello che diceva prima, la politica deve dare le risposte. La politica a certe volte deve dare le risposte subendo opinione pubblica, subendo anche cose come quella, insomma, del 2015, e a distanza di 5 anni ancora parlare della stessa cosa, quando noi dovremmo impiegare il nostro tempo, le nostre energie per pensare come far crescere, come poter progredire in questo territorio. Grazie ancora a tutti. Sindaco, salutiamo un attimo Tommaso Pellegrino, che ha un impegno, anche il presidente. Sì, grazie, ciao Gianni, ciao a tutti.
Ciao Presidente. Grazie. E rimaniamo qualche minuto ancora per rispondere a Sì. una domanda, Allora, Sindaco. Sindaco, c'è una domanda in chat, ma questa incuriosisce anche me. Insomma, adesso dobbiamo puntare l'attenzione sulla bonifica e sulla riqualificazione di quell'area, ma in futuro che cos'è che sorgerà su quell'area? C'è un progetto prestabilito? Velocemente possiamo rispondere magari anche a una cittadina di Castellabate che chiede ovviamente quale sarà il progetto futuro poi per quell'area. No, lì non c'è un progetto futuro perché si tratta di un recupero, quindi c'è questa procedura, c'è questo capting praticamente, viene incapsulata e viene fatto un recupero di questi materiali con del recupero del percolato, con del sfioro e quindi con del terreno vegetale e con la ripiantumazione, quindi quest'area verrà rifatta con un telo che dovrà coprire, poi sopra di questo telo ci sarà questo terreno vegetale, la recinzione, la piantumazione e verrà recuperata. Pensate, dico una cosa, nel progetto abbiamo dovuto togliere l'illuminazione perché inizialmente era previsto l'impianto di illuminazione, una delle cose che abbiamo tolto per volere della sovrintendenza sono i pali dell'illuminazione che illuminavamo, abbiamo dovuto cambiare anche ecco, ne parlo e mi ricordo tutti i passaggi, l'impianto di videosorveglianza perché cambiare, visto che toglievamo la luce, mettere infrarossi perché potesse avere un impianto, una videosorveglianza anche nelle ore notturne, perché è una cosa importante, quindi diciamo non c'è nessun progetto di diverso utilizzo, c'è solo un progetto di recupero. Sindaco, noi ti ringraziamo anche per quest'altra risposta importante che insomma, abbiamo chiarito in questo contesto e speriamo di risentirti presto per notizie ottime, insomma, che ci darai sicuramente nei prossimi giorni. Speriamo tutti. Grazie. Grazie Sindaco, buona serata, a presto e buon Grazie lavoro. a voi. Buona serata. Bene, allora noi stacchiamo il collegamento con la pagina del comune di Castellabate perché abbiamo trasmesso su Facebook, appunto su questa pagina, nello stesso tempo su Digitale Terrestre, invece continuiamo ad andare in onda. Dopo la pubblicità partiamo con la seconda parte di Diretta News. E quindi continua il nostro appuntamento, ci sarà un nuovo ospite, quindi a tra pochissimo rimanete con noi.